Allora, do un'occhiata all'editoriale di Guido Boffo, che ho copiato qui. Guido, da quando fa il deskista, ha scritto pochissimo, appare pochissimo. Non so se Guido sia proprio torinese, immagino di sì. Sì, perché lo ricordo su Repubblica Torino. Sì. Oltre che a tutto Sparta. Generazioni future. Stati Uniti d'America, cioè il modello di un'integrazione certamente più compiuta di quella attuale, il modello di Altiero Spinelli che io onestamente non conosco. Temiamo.
Torinese? Sì, va bene, questo lo sappiamo. Io scopro Guido Boffo sulle pagine torinesi di Repubblica. Poi il passaggio a Tuttosport, fa parte del cosiddetto gruppo Juve, cioè dei tre che seguono abitualmente la Juventus, in trasferta in particolare, lo ricordo, in una trasferta a Bologna. Poi è passato. Non è parente di Dino Boffo, ex direttore di Avvenire, questo va sottolineato, e non per un discorso di nepotismo, ma perché appunto c'è solo un'omonimia, sono settori anche molto diversi. Poi Guido è passato alla stampa, ha fatto a lungo il capo dello sport della stampa con Paolo Brusorio come vice, dopodiché nel 2016 è passato al Messaggero e ha lasciato il ruolo del capo dello sport a Paolo Brusorio, che era in carica brillantemente da 8 anni. Persona equilibrata, che ama, dicevo, apparire poco. Faccio vedere il suo Facebook dal profilo in cui non ho l'amicizia. Eccolo qua. Queste sono foto aperte, visibili a tutti, e sono, vedete, poche. Direi che la compagna, o la moglie, quello che è. E questa invece è la figlia. La ragazza ha. Non ricordo più se a destra o a sinistra, la vedo ieri sera. Vedete? Eccola. Ed è, direi, una legale, un'avvocatessa. Io preferisco questo termine, sempre Guido Boffo. Come vedete, centellina parecchio delle foto. Eccolo, la figlia. Ok, ci fermiamo. Però, ripeto, sono foto visibili a tutti. Non ho usato il profilo in cui la metto su Instagram. C'è una foto personale che non riporto. Vabbè, insomma. Questo è B e Guido Boff. Molto, molto sobrietta. Eccolo. Eccolo, è un uomo con gli occhiali. Ottimo profilo. Ecco, il parallelo vale quello con Andrea Malaguti, era bolognese, passato dal Corriere dello Sport alla Stampa, capo dello sport, poi inviato, poi, o meglio, a Londra, poi rientrato ai capi redattori, poi vice direttore da alcuni mesi. Direttore al posto di Massimo Giannini, Guido ha sempre lavorato in Italia, eccellente deschista, persona assolutamente equilibrata, che ho visto per la verità molto raramente negli stadi perché c'era un periodo in cui io ero molto molto preso e le occasioni erano limitate alla Juve, ricordo quando era il terzo del gruppo Juve, ma sono passati tanti anni. Un abbraccio a Guido.